gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Teo Tiburzi, tu definisci Desiderata un ponte tra la storia e la realtà. Desiderata è una mostra che sì, è un ponte fra storia e realtà. Il mio desiderio più grande è far sì che le fiabe non vivano nella fantasia, ma vivano in un contesto reale. C'è un grande studio dietro ogni illustrazione che va proprio a coprire non soltanto la parte letteraria, quindi anche proprio l'origine della fiaba, quando è stata scritta e da chi è stata scritta, e soprattutto cosa dice nella fiaba e come far poi a empatizzare con il personaggio. Poi ovviamente la ricerca storica va anche a sottolineare alcuni dettagli sia di posto, di luogo, che ho sempre variato di fiaba in fiaba, ma anche proprio di vestuario, cercando proprio di dare un contesto storico, rendere le fiabe non soltanto un racconto, ma proprio un qualcosa che è successo, poi trasformato nel tempo in leggenda, mito e magia, ma da cui possiamo sempre raccogliere una realtà, un valore forte. Ovviamente poi Desiderata viene da questa declinazione femminile perché i miei soggetti sono tutti a protagonisti femminili, perché proprio volevo rompere questo dogma, diciamo, questa credenza in cui nelle fiabe le donne sono deboli, sono abbandonate a se stesse, oppure in chiave solo di un matrimonio e di una maternità. Invece le donne nei racconti che ho scelto sono donne forti, sono donne che decidono, che si muovono, che agiscono anche nelle peggiori delle situazioni. La donna è eroina di se stessa, ma eroina anche per gli altri, come possiamo vedere in Elisa e Cigni Selvatici, oppure anche nella Regina delle Nevi. Comunque ci sono queste figure femminili che sono libere di scegliere cosa essere, sono libere di viversi e sono anche pronte a sacrificare gli altri o sacrificarsi in relazione al racconto. I lavori poi sono appunto questo incontro fra inchiostro ed acqua, in ogni disegno ha come base l'acquerello per avere poi delle sfumature interessanti, dei movimenti brillanti anche delle stoffe, dei paesaggi, del cielo, e poi resi però antichi tramite l'uso della china e più brillanti tramite l'uso della matita. C'è un processo creativo che si completa in step, proprio perché anche la fiaba balletta a livelli, così anche il mio disegno, anche le mie opere devono avere i loro strati per portare poi il concetto finale, quindi la realtà, l'empatia e anche l'emotività che quella fiaba vuole raccontare in quel preciso momento.